Allora, come creare tensione sessuale dal vivo? Bene, abbiamo qua Manuel che, fra l'altro, nel suo corso, nel corso dove, non nel suo corso, cioè nel corso che ha tenuto anche lui a Jesolo come trainer, nel momento di pausa, non si sa perché, vediamo una foto nel gruppo dei trainer di Manuel stesso che bacia un in piscina. Cri fa la foto e dice: ma che cazzo è? Ma è Manuel? Io per scherzare faccio ora la posto, fa posta posta. Ecco, chi meglio in questa situazione bella fresca può dirci come Manuel ha creato, Esatto. cosa è successo? Io non so cosa cazzo è successo. E chi meglio di me? Anche perché tutte le volte che facciamo Jesolo, quando bisogna parlare di tensione sessuale, chi è che deve parlare di tensione sessuale? Sempre Manu. Io ho detto Ma basta, è ragazzi, destino, ma è destino, è non voglio così. più parlare di tensione sessuale, invece puntualmente sempre io. Com'è? Ma allora, cioè, che cosa meglio di raccontare questa storia può far capire a tutti quanti cosa è successo? Cosa è successo Allora, è là? successo praticamente questo, ok? Conosco questa ragazza, la fermiamo per strada, ok? Era la mattina, ero con un paio di studenti, siamo abbastanza liberi, quindi ero con degli studenti, stavo facendo un po' di conversazione per andare a vedere come era andata magari la sera precedente. Conosco questa ragazza, chiaramente io sempre molto sicuro di me stesso, Aspetta, ma la conosci come, scusa? La dal prima vivo, ok? Dal vivo. Sì, mata. perché loro mi stavano un po' parlando di com'era andata, alla fine mi fa: dai, Mario, facci vedere come fai tu un approccio, una conoscenza, facci vedere un po', vedere come ti comporti, tutte quante la creazione un po' di tensione, cosa fai tu, ok? Quindi cosa faccio? Prendo e vado a conoscere questa ragazza. Stava Era da vicino sola a... lei? Come? Era da sola lei? Era da sola, stavo passeggiando per Jesolo tranquillamente e la fermo. Quindi la fermo perché? Perché in qualche modo ci siamo scambiati uno sguardo. Mentre passo, lei in qualche modo mi guarda, ok? Quindi diciamo l'eye contact, questo è il primo segnale comunque di interesse che una ragazza ti può mandare. Come noto subito questo iniziale, come questo segnale vado, bello diretto. Breve conversazione iniziale. Detto, perché la gente è ghiotta. Cosa ha detto? Sì. Ah, dobbiamo continuare a guardarci o possiamo iniziare a parlare? Ok. Di solito quando una ragazza mi guarda inizio sempre così. Lei Ok. Lei? chiaramente... Allora mi aveva detto... Dice... Ma... Addirittura era spagnola la ragazza. Quindi ho avuto anche la difficoltà della lingua, perché io parlo spagnolo ma non benissimo. E lei mi dice in spagnolo che sì, mi ha guardato perché ero vestito bene. Ok. Quindi stava notando il mio look. Quindi da lì mi aggancio al look, mi aggancio al suo look, che aveva una bandana. E poi da lì cosa faccio? Proseguo un po' la conversazione, cosa stesse facendo lì a Jesolo, eccetera, eccetera. La invito chiaramente in piscina a venire da noi, ok? Ok. E da lì in piscina chiaramente parte tutto dalla conversazione. Chiaramente conversazione un po' in spagnolo, un po' in italiano. Cerco in qualche modo di addentrarmi sempre più verso di lei e cercare di conoscere lei, quindi non mi fiondo subito a puntare al bacio, anche se comunque i segnali c'erano tutti, però dico aspettiamo un po', vediamo. Che segnali c'erano? Allora mi guardava spesso le labbra, Ok. se le mordicchiava, e questi già sono due segnali potentissimi. Ok. Quando fanno subito così, io per provocarle faccio una roba tipo: ah, smettila di guardarmi le labbra perché adesso non ti bacio. Ottimo. Fighissimo. Perché in qualche modo instauro in lei ancora di più la voglia di potermi baciare, perché sa che io so che lei lo vuole, e quindi è ovvio che al tempo stesso poi scatta in lei quella sorta di bacio. Quindi cosa faccio? In qualche modo cerco prima di tutto di creare tensione sessuale dopo una conversazione. Quindi in qualche modo cosa faccio? La prossemica è molto importante, quindi cerco sempre di più di avvicinarmi verso di lei. Eravamo seduti in piscina, prima eravamo uno di fronte all'altro, poi in qualche modo mi siedo di fronte,
prima inizio un po' a fare un po' di contatto fisico, magari sulle mani, sui fianchi, sulla spalla, e poi in qualche modo metto le mie gambe, diciamo, sopra le sue. Ok, come per appoggiarti? Come per appoggiarmi, esatto. Poi cosa faccio? Mantengo sempre lo sguardo sul suo. La guardo sempre negli occhi, io non difficilmente le mollo lo sguardo, non mollo mai lo sguardo. Quindi da lì cerco in qualche modo di entrare più in contatto con lei. Poi un'altra cosa fondamentale che faccio è la tonalità di voce. Ottimo. Quindi inizio a abbassare il tono di voce, quindi diciamo a parlare anche qui con un tono più profondo. Un'altra cosa che faccio con la voce anche qui è sempre un gioco di voce, quindi la velocità della parlata. La parlata deve essere molto più lenta, fare più pause, perché in qualche modo la ragazza si deve immergere anche nei discorsi. Deve essere un po' più anche un timbro più seducente. Ok, assolutamente sì, sono assolutamente d'accordo. E anche il volume chiaramente della voce non deve alzarsi, ma leggermente abbassarsi. E in questo modo si va a creare tensione sessuale. Poi è ovvio che da lì cosa ho fatto? Siamo andati a fare un bagno, da lì mi sono avvicinato ancora di più, poi non è che ho fatto tantissimo, ho preso, l'ho baciato. Come vedete ragazzi, è quello che ha fatto Manuel, Manuel ha sicurezza negli intenti, cioè Manuel dice se fossi andato lì e questa mi avesse detto ma ti ho guardato così a caso e lui avesse proseguito e questa avesse detto guarda io sono fidanzata, non è il caso, non succedeva niente, ok? Esatto. Andava ai ragazzi, diceva ragazzi spagnola e per giunta fidanzata. Cioè, è proprio la prima parte del gioco è essere decisi, prendersi la responsabilità di far accadere le cose, prendersi la responsabilità di un sì oppure di un no. E successivamente, poi tutto quello che ha spiegato anche Manuel. Anche dire tanto lo so che vuoi conoscermi, tanto lo so che vuoi baciarmi o non ti bacio, sta tutto lì. Tanto la decisione poi in una conoscenza, per quanto mi riguarda, fa l'80%. Sì, poi ci sono tutte quelle serie di atteggiamenti, micro atteggiamenti, come ha spiegato anche lui, che ti permettono chiaramente di far percepire quanto tu sia. Che